Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo del nuovo messaggio IMSS numero 2482 pubblicato 6 agosto 2021. Vediamo insieme cosa contiene in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. L'IMSS negli ultimi giorni ha fatto chiarezza riguardo le tutele per i cosiddetti lavoratori fragili che sono attualmente in vigore, infatti è via libera lo smart working fino al 31 ottobre, mentre l'assenza del lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero solo fino al 30 giugno. Allo stesso modo, l'IMSS comunque ha chiarito che l'indennità di malattia per quanto riguarda la quarantena non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti relativi all'anno 2021, ma solo per quanto riguarda il 2020, tenendo conto delle risorse stanziate, che sono ovviamente limitate. Chiarimenti a riguardo sono arrivati direttamente nel messaggio numero 2841 che è stato pubblicato 6 agosto 2021, dove l'IMSS ha chiarito che l'assenza del lavoro per i lavoratori fragili è equiparata, come dicevamo poco fa, al ricovero ospedaliero solo fino al 30 giugno 2021, così come è stato previsto dal decreto sostegni. Per quanto riguarda l'anno 2020, è stata messa a disposizione una cifra complessiva per tale tipo di tutele pari a 663,1 milioni di euro e nel 2021, solo per i primi 6 mesi, sono stati invece stanziati 282,1 milioni di euro. Nel testo comunque leggiamo che relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto legge 23 luglio 2021 numero 105 all'articolo 9 ha apportato modifiche al solo comma 2 bis dell'articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori fragili ai fini dello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionali anche da remoto. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.